Siamo con Paolo Rolfi, sindaco uscente di Dairago, che si ripresenta anche quest'anno. Innanzitutto, quale sarà il punto principale del suo programma amministrativo? Allora, più che il punto principale, il punto più urgente da realizzare, che è il campo sportivo. Il campo sportivo di Dairago è stato l'Università di Arghese Calcio, che era la società sportiva che gestiva il campo sportivo, ha restituito le chiavi in aprile di quest'anno. Il campo sportivo in questo momento non è gestito da nessuno, ma dai sopralluoghi che abbiamo fatto è un campo da reinventare, per reinventare nel senso che va prima di tutto sistemato a livello di sicurezza. Una volta sistemato tutto a livello di sicurezza, quindi l'investimento sarà abbastanza notevole, lo metteremo a bando. Questa è la scelta di fare degli investimenti da parte del comune e non da dare ad un privato è stata perché abbiamo capito che in questo periodo di pandemia molte società sportive hanno avuto delle serie problematiche, quindi fare un investimento serio come questo in questo momento diventa veramente difficile per loro. Quindi vogliamo intervenire prima battuta noi con la messa in sicurezza di tutto e poi mettere il campo sportivo a bando. Questo diciamo che non è quello più importante, perché importanti ci sono anche altri punti, ma è quello più necessario. Primo atto amministrativo vero e proprio che farà invece, quale sarà? Atto amministrativo sicuramente va bene, la nomina della giunta, questo di sicuro. La nomina della giunta che prima delle elezioni usciremo di sicuro con tutti i nominativi della giunta, ci sarà qualcuno esterno, non saranno tutti presi dal Consiglio Comunale. Quindi primo atto amministrativo anche perché senza giunta non si riesce ad andare da nessuna parte. Quindi sicuramente primo atto amministrativo in questo Uno sarà senso quello. la nomina di tutta la giunta. Per quale motivo un dairaghese dovrebbe rieleggere la sindaco? Allora, in questi 5 anni sicuramente non abbiamo affrontato delle situazioni non facili, da ultimo la pandemia. Siamo una squadra di 6 uomini e 6 donne, anzi, compreso il sindaco, 7 donne e 6 uomini, molto motivati. Il comune denominatore è che tutti amano questo paese, tant'è che voglio dire un aneddoto. Quando sono andata a contattare tutte le persone, la prima cosa che mi hanno chiesto è stata: Paola, tu, visto che hai tutta questa esperienza amministrativa, secondo te cosa possiamo dare noi a Dairago? Questa secondo me è stata la frase principale che mi ha convinto che la nostra è una squadra pronta, capace ed è sul territorio, è importante questa. È una squadra che piace fare e non apparire. Perfetto, grazie mille. Prego.